Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato alla chitarra. Oggi vediamo degli esercizi per coordinare la mano destra con la mano sinistra e per sciogliere un po' le dita sulla tastiera. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, eccoci qua con la nostra bella chitarra. Vediamo un po' oggi come coordinare la mano destra con la mano sinistra. Io utilizzerò un plettro, se non avete il plettro è uguale. Comunque vi faccio vedere prima quello che deve fare la mano destra. Se avete il plettro, cercate di fare questa cosa qui. Una pennata in giù e una pennata in su, 4 volte per ogni corda. Quindi, mantenendo un attimo la chitarra ferma sulle corde, arrivate giù, fate il contrario, prima in su e poi in giù, in modo da trovarvi sempre a favore di pennata. Quindi partiamo dalla prima corda, questo è il movimento che dovete fare con il plettro. Fatelo prima lentamente, io l'ho fatto anche abbastanza velocemente, proprio per chi è all'inizio, abituatevi a prendere ogni corda con queste pennate. Poi, con la mano sinistra invece, dovete fare questo esercizio qua. Posizionate il primo dito sul quinto tasto, se avete la mano più piccolina anche sul settimo va bene, o se siete proprio all'inizio, perché qua i tasti sono già più larghi e quindi l'esercizio è un po' più difficile. Facciamolo al quinto tasto, ma voi potete spostarvi anche più giù o più su in base alla vostra mano. Se avete una mano bella grande con le dita lunghe, potete farlo anche più su. Comunque, ogni dito un tasto e fate questo. Facciamolo lentamente, poi arrivati giù, ripartite dal mignolino e fate al contrario le pennate. All'inizio, se non riuscite a coordinare tutte e due le mani, assicuratevi solo di fare questo movimento e con la destra potete fare soltanto in su o soltanto in giù. E poi piano piano dovete cercare di fare sia il movimento della mano destra che quello della mano sinistra. Andiamo in su. E partendo dal mignolo dobbiamo fare attenzione ad alzare il dito che viene prima in modo da non stoppare la corda. Vi spiego bene. La chitarra è tirata in questo modo qua, quindi dal ponte al capotasto. Quando noi andiamo a suonare questo tasto, ad esempio, la chitarra, ogni corda è tirata dal punto in cui c'è il ponte fin dove mettiamo il dito. È una cosa ovvia, ma voglio dirla per chi è proprio all'inizio. Se noi mettiamo questo dito avanti, anche se continuiamo a pigiare il dito che sta dietro, vale questo come punto di ancoraggio. E così via, se mettiamo questo qua vale questo. Quindi, se noi facciamo all'andata, mantenendo tutte le dita sulla chitarra, sulla tastiera, è sempre l'ultimo quello che suonerà. Dietro può succedere qualsiasi cosa, ma è sempre il mignolo. Quindi andando al contrario, se noi non alziamo il mignolo, ad esempio, suonerà sempre. Quindi dobbiamo sollevare le dita andando indietro. Andiamo all'esercizio. Saliamo con il mignolo. Questo esercizio. Quindi la mano destra, cercate di alternare i movimenti. Se voi vi allenate prima per bene con la mano destra
e prima per bene con la mano sinistra, vedrete che riuscirete a fare questo esercizio prima lentamente, mi raccomando, e poi potete velocizzare. Questo vi fa intanto sciogliere un po' le dita della mano sinistra, perché hanno bisogno di flessibilità, di essere mosse sulla tastiera, e poi vi fa coordinare con la mano destra per quando inizierete a fare delle scale. Ok? Quando fate questo esercizio, il pollice potete tenerlo più o meno al centro della mano, in questo modo qua. Non mettetelo di lato, perché altrimenti non riuscite a dare forza ai tasti, ma deve stare più o meno al centro della mano, in modo che poi può seguire questo andamento, salire quando le dita sono giù e scendere in questo modo qua. Mi raccomando, fatelo con calma e cercate di non avere fretta di imparare. Se sentite ovviamente fatica o dolore alla mano, fermatevi 2 minuti e poi ricominciate con l'esercizio. E poi, se avete il metronomo a disposizione, vi faccio vedere. Ecco qua, questo è un metronomo. Cercate metronomo, metronome sul Play Store e trovate un sacco di metronomi che sono gratuiti. E ho messo la velocità 80 bpm. I bpm sono i battiti per minuto, significa che se noi mettiamo 60 come velocità avremo proprio il secondo, perché 60 battiti ogni minuto. 80 è poco poco più veloce del secondo. Lo azioniamo e proviamo a fare questo esercizio. Io ho messo 80, ma voi potete farlo più lento, e facciamo questo. Questo è un esercizio che vi serve per andare a tempo e coordinare le mani e sciogliere le dita, quello che abbiamo già detto. Se vedete che la velocità di 80 è troppo elevata, potete ridurre, fate 70, 60, finché trovate il vostro tempo migliore con cui riuscite a farlo, e poi piano piano magari potete accelerare, ok? Fate con calma, non è semplice. Però questo esercizio vi darà, diciamo, un primo approccio a studiare poi le scale che bisogna fare sulla chitarra, anche quelle semplici, ma avere una buona dimestichezza tra le due mani è molto importante. Ciao ciao, alla prossima!